E ciao ragazzi, un saluto dal vostro Grinone, bentornati sul canale. Bene, 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 bene. Parliamo di leggende anche oggi. Intanto, il primo video delle leggende sta andando benissimo, quindi grazie a tutti, perché ormai ha raggiunto le 30.000 visualizzazioni, ha superato 1.500 mi piace, l'avete riempito di commenti, per cui grazie tantissimo per il supporto. Continuate così, vi state iscrivendo veramente una marea al canale, quindi continuate veramente a supportare la qualità su YouTube. E oggi, come avete letto dal titolo, parliamo di due giocatori in particolare. Il video non sarà lunghissimo, intanto vi ricordo sempre andare in descrizione, trovate i link a tutti i canali dei Brainless, trovate il link alla pagina selfie di Mugnat che ci prepara le grafiche come il background, le carte, veramente cose fighissime che se siete youtuber o volete usarle per lavori grafici le potete prendere da lì, che non costano veramente un cazzo. E ora andiamo con la prima leggenda che tratteremo in questo video, ovvero Alessandro Del Piero. Eccoci qua signori, Del Piero, beh, il capitano della Juve, giocatore che non sa che sto qua a dire quanto forte sia stato. Ci sono molti indizi che fanno pensare, alcuni dicono di essere sicuri che ci sarà la carta di Del Piero, dicono già che l'overall sarà 90, che sarà inserito nelle leggende di FIFA 17. Questo perché, come ricorderete se l'avete visto, a marzo ha fatto un video sul canale di eSport Italia con Ron. Attenzione però, non c'è niente di ufficiale al 100%. Perché? Perché il fatto che Del Piero abbia accettato di fare questo video per eSport Italia, per pubblicizzare Ultimate Team 16, comunque non significa che lui verrà inserito nelle leggende. Vi spiego come funziona. Ad esempio, il Team of the Week, ogni divisione nazionale, quindi eSport Italia, Germania, Spagna, Francia, così, manda alla sede centrale, che è in Canada, una selezione di giocatori da mettere nel Team of the Week. Però sono sempre in Canada che poi decidono quali mettere dentro. Per le leggende funziona uguale, è sempre la sede centrale che decide. Ovviamente loro devono acquistare le licenze dei giocatori, sicuramente hanno un certo budget a disposizione, ad esempio per Pelé, per averlo messo anche come uomo immagine l'anno scorso, se vi ricordate il Gamescom, la presentazione, all'E3 che cazzo era, bla bla bla, avranno speso una certa cifra, per tutti gli altri giocatori avranno speso un'altra cifra. Quindi il fatto che Del Piero abbia fatto questo video con eSport Italia non significa assolutamente che verrà certamente inserito. Fatto sta che però avere la carta di Del Piero come leggenda su Ultimate Team sarebbe una cosa veramente eccezionale, perché ovviamente è uno dei giocatori italiani più forti di sempre. Con questo spero di aver chiarito, perché sempre nel video delle leggende, quell'altro che ho caricato, in molti di voi mi hanno scritto: no, guarda che è ufficiale, che è confermato, però non è confermato niente. Adesso, a breve, ci sarà la Gamescom in Germania, fra un mesetto praticamente, ad agosto. Sicuramente ne sapremo di più, quindi incrociamo le dita, perché io, anche se sono interista, Del Piero lo ammiro tantissimo come giocatore e sarei solo che contento, anche se non posso usarle perché non ho l'Xbox, di vederlo inserito per la gioia di tutti i giocatori. Adesso andiamo a parlare di un altro giocatore che mi avete spammato nei commenti sotto il video delle leggende in una maniera assurda. È Maradona, ma Maradona non lo mettiamo, Maradona ce lo dimentichiamo. Diego Armando Maradona, considerato al pari di Pelé uno dei due giocatori più forti di sempre, di tutti i tempi. Ancora adesso che abbiamo Messi, Ronaldo, Ibra eccetera, Pelé e Maradona sono visti comunque a un livello più alto. A noi italiani ovviamente interessa, in particolar modo i tifosi napoletani, perché lui è stato il giocatore più forte del Napoli di sempre. Però anche qui signori non è confermato. Io capisco che a voi piaccia tanto, e quando mi dite sotto nei commenti ma tu Maradona non lo metti, sì, però ragazzi, ricordiamoci sempre che la EA, che comunque è in partnership con la FIFA perché gli acquista le licenze, segue anche certe regole, che sono quelle del fair play e tutte quelle cose là. Di norma, un giocatore che ha avuto problemi come Maradona, sia personali che calcistici, diciamo, o comportamentali, non viene preso in considerazione. Poi bisogna calcolare il fatto che loro hanno Pelé al momento come uomo immagine, no? La licenza poi per Maradona penso che costi uno sproposito, e quindi tutte queste cose sono sintomo, sono indicazione che Maradona purtroppo non verrà inserito. Come capita per magari altri giocatori, come può essere Cantona, che è stato un altro che ha avuto veramente problemi grossi
a livello comportamentale, come mi può venire in mente Gascoigne, che è un altro che veramente le faceva di tutti i colori. Per cui anche qui mi dispiace dirlo, perché sarebbe anche questa una carta spaventosa. Dubito che gli metterebbero comunque lo stesso overall di Pelé. Secondo me lo farebbero di un punto più basso. Ma è comunque molto, ma molto difficile che Maradona venga inserito nelle leggende di FIFA 17. E io penso anche avanti. Comunque spero vivamente di sbagliarmi. Adesso fatemi sapere cosa ne pensate di tutti questi discorsi. Spero di aver anche chiarito i dubbi di qualcuno. Quindi sotto nei commenti tocca a voi, perché mi piace sempre fare community, no? Perché tutti quanti parlano di community, 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 però alla fine la gente domanda le cose, dice scrivetevi nei commenti, ma poi lo youtuber non li caga mai. Io i commenti li leggo sempre, quando ho tempo rispondo anche. Ovviamente se tutti mi dite ma Maradona deve esserci, non sto là a rispondervi, ma se mi fate una domanda un po' più seria, se volete fare un discorso, io sono qua. Per cui video è stato breve, spero che vi sia piaciuto, lasciate like, fatemi sapere cosa ne pensate in un commento, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, di nuovo in descrizione tutti i canali dei Brainless. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre con tanta qualità. Ciao belli.